Ciao a tutti, volevo parlarvi un po' di come si può parlare di politica con qualcuno in maniera civile, magari anche avendo qualche risultato, ma siccome sono un po' di fretta ho paura di non fare a tempo, allora inizio a prenderla un po' alla larga e vi dico invece un po' in generale come secondo me si può parlare con una persona, scambiarsi argomenti e magari anche convincersi di qualcosa. Prima di tutto, la cosa importante secondo me è evitare il pubblico, nel senso che voi potete trovare tanti dibattiti in rete su temi diversi, politica o altro, in cui due o più persone si confrontano davanti a un pubblico, ma il pubblico non è lì fisicamente ma è solo virtuale, e io di questi dibattiti ne ho guardato più di qualcuno, ma alla fine, almeno leggendo i commenti che si trovano sotto questi video, ecco, ho sempre l'impressione che nessuno abbia cambiato idea sull'argomento, perché si creano queste fazioni di tifosi, ognuno supporta il suo oratore preferito, e alla fine tu leggi i commenti e vedi, oh che bravo, lo ha distrutto, e lo leggi questi commenti su tutti gli oratori che sono intervenuti, e quindi capisci che in pratica questo pubblico è un pubblico di fanatici e nessuno ha cambiato idea. Chi sosteneva una persona continua a sostenerla anche dopo questo dibattito, indipendentemente da cosa ha detto. Qualsiasi cosa abbia detto, ecco, si prendono solo le cose positive e si resta della propria opinione. In effetti questo non è dovuto, diciamo, a una certa stupidità del pubblico, non sto dicendo questo, perché io stesso ho cambiato diverse volte nella mia vita opinione su tanti argomenti. Non ricordo che questo sia mai successo dopo aver assistito a qualche dibattito. Non funziona così, ecco. Quindi cercare di convincere qualcuno a cambiare opinione in Twitter, in Facebook, che non sono dibattiti ma sono comunque luoghi in cui c'è un pubblico, non lo consiglio, perché non funziona proprio. Poi farti sembrare bello da chi ti supporta, gli altri continueranno a pensare che sei un deficiente e non cambi nulla, ecco. Secondo me è molto più importante avere un contatto diretto con un numero ridotto di persone, meglio se è solo una, e è anche importante secondo me il mezzo su cui avviene la comunicazione, perché io credo che farlo tramite chat scritta non funziona. Non funziona. Il modo migliore, secondo me, è una conversazione dal vivo. Se questo non è possibile, una videoconferenza, se no audio solo, e l'ultima è proprio quella per scritto. Perché dico che lo scritto non funziona? Soprattutto se è una chat. Ecco, se fosse posta elettronica, un testo un po' più elaborato, potrebbe anche funzionare, potrebbe essere anche un dibattito interessante. Non funziona perché manca quello, com'è che si può dire, non quella paura, ma quel senso di umanità, nel senso che quando sei faccia a faccia con una persona non ti metti a offenderla, non ti metti a interromperla mentre parla, lasci che finisca il suo discorso, magari fai qualche smorfia per fargli capire che non lo stai proprio seguendo, allora lui può elaborare meglio quello che ha detto, ma comunque diciamo c'è più rispetto,
c'è più rispetto, mentre se non vedi la persona, se non ce l'hai davanti, non la senti presente e alla fine sei tu e il tuo computer o il tuo telefono, e quindi vengono a mancare tutti questi non mi viene la parola non vincoli, ma comunque sì, tutte queste questo senso di umanità che normalmente, ecco, ti frenerebbe, ecco, questi freni, volevo proprio dire questa parola, questi freni che normalmente, ecco, ti impediscono di insultare. Quando dico insultare non dico proprio ecco, una parola un po' esagerata, ma diciamo di avere pazienza, di ascoltare, di essere più comprensivo, di capire che quella persona che hai davanti è comunque una persona che ha un'intelligenza, che ha delle idee, e quindi forse prima di saltargli addosso dovresti cercare di capire cosa vuole dirti. Questo è quanto. Chiaramente dopo è importante anche lo scopo con cui si entra in questa discussione, perché se il nostro scopo è quello di convincere qualcuno della bontà delle nostre idee, secondo me noi già partiamo con il piede sbagliato, per tanti motivi. Un motivo è che la gente non cambia idee così dal dire al fare, da un momento all'altro. Il processo di cambiare un'opinione, almeno per quanto posso giudicare io in base alla mia esperienza, è un processo molto lungo, che può durare dei mesi. Hai bisogno di tanti stimoli, di tanta evidenza, di tante riflessioni tue interne che non possono esserti calate da qualcun altro, inculcate da qualcun altro. Quindi il processo deve essere senz'altro molto lungo. Bisogna dare qualche spunto, mettere il germe del dubbio sulle idee di un altro, in modo che la persona possa da sola arrivare a un'opinione. E dopo? Allora, cosa ho detto? Il tempo e anche lo scopo, l'atteggiamento tuo. Siccome già sai che convincere non ci riuscirai, la cosa migliore da fare invece che convincere è spiegare il più chiaramente possibile, il più, si può dire, il più inequivocabilmente possibile, qual è la tua opinione, quali sono le tue idee. Fare in modo che il tuo interlocutore non pensi che tu sei una, diciamo così, un sempliciotto oppure un cospirazionista se pensi cose diverse da quelle che pensa lui. Devi spiegare bene la tua opinione, argomentarla, far capire perché pensi così, e se ti anche interessa sapere, anzi deve interessarti sapere cosa pensa l'altra persona, allora dovresti cercare anche tu di capire, forse questa è addirittura la prima cosa da fare, capire qual è la sua posizione, perché pensa così, da dove viene, perché per esempio anche parlare con una persona che ha delle idee che per te sono spregevoli, non so, pensiamo magari mettersi a parlare con un nazista, con un tifoso di Hitler, ce ne sono, ne conosco qualcuno, ecco, è ripugnante, però è anche interessante sapere perché uno pensa queste cose. Bisogna cercare di capire perché, dopo alla fine ti accorgi che questo male non è proprio stupido, non è totalmente disinformato. Chiaramente Mari può avere delle fonti che sono molto molto diverse dalle tue, però ma tutte queste opinioni sono formate, sono stratificate in seguito a una serie di eventi, di informazioni ricevute, e quindi prima di provare a scalfire le opinioni di un altro, ecco, bisogna capirle bene, e dopo quando le hai capite allora puoi fargli
puoi fare interpretare gli eventi, tutta la sua passata esperienza sotto una luce diversa. Ok, questo è quanto. Vedete che bella giornata che c'è qui. Sta arrivando l'estate e vi saluto. Ciao ciao.